Autoricambi Merola, 70 anni di storia, di competenza e professionalità. Dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'Autoricambi Merola vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e la riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, elettriche e di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme denti. Autoricambi Merola, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta, di fronte alla Cava Moccia. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al Centro Carni La Scottona. Il Centro Carni La Scottona è attivo nel casertano dal 1941 e vanta 3 generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del Centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità. Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze, creative e originali, sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La Loggetta. Grazie per averci preferito. Buonasera e benvenuti alla 15ª puntata di Zona Rosso Blu. Siamo qui per commentare la bellissima vittoria della Casertana 4-1 allo Stadio Pinto contro il Messina, con i falchetti che conquistano 3 punti con grande merito, ma soprattutto la vetta della classifica per un Natale molto dolce, ma soprattutto da capolista per la Casertana, che si conferma non solo la Cenerentola del girone C di Lega Pro, ma una solida realtà. A fianco a me questa sera Armando Serpe. Buonasera a tutti, un saluto ovviamente agli spettatori di Teleprima, ma un saluto a Raffaele Veccia, che per motivi di lavoro non ha potuto concludere questo 2015 con noi. Tra l'altro stasera 2 assenze illustri. Esattamente Armando, però aspettiamo tutti gli assenti con l'anno nuovo, assolutamente. E approfittiamo per presentare anche i nostri ospiti. Un graditissimo ritorno, Riccardo Marocco, direttore di Tutto Casertana e collaboratore del Mattino. Buonasera. Con noi anche Enzo Di Nuzzo di Sabato Non Solo Sport. Buonasera. E come sempre Raffaele Cozzolino di Tutto Casertana. Buonasera. Bene Armando, come sempre iniziamo leggendo i risultati e la classifica dell'ultimo turno di Lega Pro Girone C come da schermata. Catania Paganese 3-0, Martina Franca Foggia 2-0, Juve Stabia Monopoli 0-0, Matera Lupa Castelli Romani 1-0, Acagas Melfi 1-3, Catanzaro Ischia 3-0, Lecce Benevento 2-1, Cosenza Andria 1-0, Casertana Messina 4-1. Leggiamo anche la classifica della 16ª giornata come da schermata, che vede in testa ancora la Casertana con 33 punti, segue il Foggia a 31 punti, Lecce 29 punti, a 27 punti il Cosenza, 26 punti per il Benevento, a 22 punti Messina, Fidelis Andria, Catanzaro e Matera, 20 punti per la Juve Stabia, 19 punti per il Monopoli, la Paganese a 17 punti, Acagas e Catania a 16 punti, Melfi e Ischia a 14 punti, 11 punti per il Martina Franca, chiude la Lupa Castelli Romani a 5 punti. E questi erano i numeri del girone C, questo almeno fino al 2015, poi il girone di andata si concluderà il prossimo 9-10 gennaio. E allora Alessia, subito andiamo dai nostri ospiti per andare a sentire che umore c'era ieri allo stadio, partendo dal direttore Marocco. Una Casertana spumeggiante, si è lasciata dietro le polemiche velate, ma comunque un po' di malumore per le 3 sconfitte nelle ultime 4 gare subite tra campionato e Coppa Italia. C'è da dire, ecco Riccardo, che
La Casertana è riuscita a mettere sotto un Messina che aveva anche pareggiato, poi ha cambiato marcia e le cose sono decisamente cambiate. Allora, la Casertana, ancora prima del pareggio del Messina, avrebbe potuto anche allungare rispetto all'avversario. Purtroppo, diciamo, ha peccato un po' di presunzione, di eccesso di leziosismo in alcune situazioni dopo l'1-0 siglato da Negro sul rigore. Buona però la reazione dopo il pareggio del Messina che diciamo è esistito soltanto per qualche sprazzo, più che altro sporadico per la durata della partita. Il pallone del gioco è stato sempre in mano alla Casertana, che ha beneficiato sicuramente dell'espulsione del portiere Berardi dopo il gol del 2-1. Tant'è vero che già ci si aspettava l'espulsione in occasione appunto del rigore, infatti, che stiamo vedendo adesso, magari poteva scapparci anche lì il cartellino rosso. Però comunque una Casertana che è messa bene in campo, considerazione dell'assenza di Mancosu, bravo Romaniello ad avere coraggio a puntare sui tre attaccanti, un 3-4-3 provato peraltro in settimana, quindi non frutto dell'estemporaneità ma comunque di un lavoro già svolto durante la settimana, una vittoria limpida, cristallina, che non si può discutere. Ecco Enzo, una risposta importante anche perché il Foggia aveva vinto, quindi era importante vincere anche per la classifica e per chiudere questo anno in vetta, così come la Casertana e i casertani meritano. Ma diciamo che la Casertana, oltre a vincere, ha convinto anche, questa è la cosa più importante, perché dopo le ultime prestazioni, vedi quella settimana da dimenticare, sconfitta ad Andria, poi la sconfitta in Coppa Italia, quindi qualcuno cominciava un poco a storcere il naso, visto come si era comportata fino adesso la Casertana. Fortunatamente è stata una partita che subito si è messa bene, perché il vantaggio, diciamo, ha messo la Casertana in modo di giocare con più facilità, e alla fine il risultato è stato, diciamo, è stato anche un messaggio per le altre squadre. La Casertana ha dimostrato che può far bene da qui fino alla fine del campionato. Armando, ricordiamo che Enzo oggi è stato insignito anche di un premio molto importante. Sì, lunedì prima della partita ha ricevuto un premio che tra un attimo andremo a vedere. Enzo, mostriamo questa targa perché non è un premio da poco, è stato insignito del premio Dussi, quindi una vita per lo sport. Enzo, facciamo vedere, ecco. Volevo sottolineare una cosa. Adesso che... non ti commuovere però. Volevo sottolineare una cosa che, allora, in questa circostanza, ieri che è stata fatta questa manifestazione a Casal di Principe, si parlava di tutti i sport, al di fuori del calcio. Quando sono stato premiato io, il dottor De Simone ha messo il risalto che faccio anche lo speaker allo stadio, e quindi in quella circostanza si è parlato della Casertana, dice adesso ci lasceranno perché devono andare alla partita, e allora dice stasera se sei pronto per annunciare, detto io sono prontissimo per dire più di una volta per la Casertana, ha realizzato, e l'ho detto 4 volte ieri, quindi, quindi è stata una bella cosa. Ma la cosa bella è stata, oltre a questo premio che sono diciamo onorato, perché è una cosa bellissima essere premiato lo sportivo dell'anno, il giornalista dell'anno per quanto riguarda lo sport, Ussi e Coni, ma la cosa bella è che in quella circostanza è parlata anche della Casertana, e quindi sono felicissimo, perché non potete immaginare cose proprio dopo tanti sacrifici, perché ho seguito la Casertana anche in eccellenza, dalla B in eccellenza, quindi sono felice, non ho parole, perché ecco, è una bella cosa. Quando lo proverete anche voi, vi garantisco che è una bella emozione. Grazie per l'augurio, Enzo, e insomma, qui poi oggi abbiamo un parterre illustre, no? Con grande qualità di direttori, mi verrebbe da dire, con Marocco e Dinuzzo, tutto Casertana, e sabato non solo sport,
ma lo stesso Radio Caserta Nuova, quindi storica radio. Invece sulle orme dei direttori c'è il Cozzolino, magari, che è redattore di tutto Casertana. Ecco, Raffaele, Casertana sembra essere tornata quella di, forse quella con la partita con la Lupa Castelli, meglio ancora col Monopoli. Cioè, col Monopoli pure vinse bene, però ieri ha giocato proprio bene, 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 al di là della doppia superiorità numerica, perché poi analizzeremo le espulsioni, però una prova proprio di forza dei Falchetti. Sì, dal primo minuto la Casertana ha martellato, secondo me ha dato fastidio al Messina, una partita preparata bene come al solito da Romanillo, che ha cercato molto la palla in profondità in mezzo ai due centrali che non erano rapidissimi, nonostante comunque Parisi in carriera ha fatto anche l'esterno, ha fatto soprattutto l'esterno, comunque mi sono apparsi parecchio lenti, quindi palla in profondità per la velocità di Alfa Geme soprattutto, ha messo in difficoltà la retroguardia del Messina, lì è nato anche il rigore. Onestamente la Casertana secondo me ha beneficiato anche dell'ingenuità del portiere, non sia soprattutto per l'espulsione, perché veramente lì è una grossissima ingenuità, ma anche sull'espulsione, perché Alfa Geme da lì difficilmente avrebbe potuto fare qualcosa da quella posizione, invece il portiere è arrivato come un bulldozer, l'ha spazzato, l'ha messo per terra. Sicuramente la Casertana ha dimostrato di valere il primo posto, di essere una squadra capace di mantenere la prima piazza e una capolista per tante caratteristiche che ha, tra cui anche secondo me la personalità con cui è scesa in campo e ha vinto la partita. Il Messina non è una brutta squadra, ha delle ottime individualità, però la Casertana si è dimostrata superiore nella partita di ieri, anche perché aveva in campo, nonostante non ci fosse Mancosu, che io ritengo sempre il giocatore principale di questa Casertana, c'era il secondo giocatore che è Michael Negro, che ieri secondo me ha deliziato tutti quanti dal primo al novantesimo, fin quando è stato cambiato. Ogni palla che ha toccato, secondo me, i difensori del Messina lo stanno ancora cercando, perché è veramente stato devastante. Ecco Riccardo, un'ottima prestazione corale della Casertana, ma ieri sono emersi anche i valori dei singoli molto importanti, come diceva Raffaele, un grande Negro, ma mi va di sottolineare anche la grande intelligenza tattica di De Angelis e il solito Mangiacasale. Sì, Negro è stato per un mese lontano dai campi di gioco, un'assenza che diciamo si è fatta sentire soprattutto per quanto riguarda il fattore dell'imprevedibilità della presenza costante in attacco. Negro è un giocatore molto importante, dall'idea di non essere mai sulla palla, invece il tipo che si incuna riesce a trovare la giocata vincente. Il gol del 3-1 con il Messina è emblematico, una soluzione che ai più è sembrata forzata, ma comunque un tiro che ha agguantato pienamente lo specchio della porta, quindi si è insaccato. E poi gli altri giocatori, un Mangiacasale che ricordavamo ben diverso, molto bravo indubbiamente sia ad Arzano che con la Versa Romana, ma giocatore votato più sull'aspetto offensivo. Qui stiamo vedendo il gol di Negro, un'autentica perla proprio dai 30 metri, in grado di trovare l'angolino alla sinistra del portiere. Dicevo di Mangiacasale, giocatore che fino allo scorso anno è un giocatore che praticamente era più votato all'attacco, quest'anno ha saputo sacrificarsi, all'inizio del 3-5-2 aveva incontrato qualche difficoltà perché non riusciva ad essere altrettanto efficace come in fase offensiva per quanto riguarda la fase di non possesso, quindi la fase di copertura della difesa, ha saputo sacrificarsi ed è diventato un giocatore importante per il 3-5-2 di Romanillo. 3-5-2 che contro il Messina si è trasformato in 3-4-3, perché l'assenza di Mancosu e quindi la mancanza di una mezzala in grado di poterlo sostituire in maniera adeguata ha fatto sì che Romanillo potesse rischiare un po' di più giocando anche in casa con il modulo a tre punte, mantenendo una copertura a centrocampo abbastanza importante con i due esterni Tito e Mangiacasale, Capodaglio e De Marco nella zona nevralgica. Quindi il risultato gli ha dato ampiamente ragione, il Messina che rimane comunque una buona squadra, una squadra molto equilibrata soprattutto in difesa, accusa qualche problema soprattutto di ordine fisico, praticamente ha rischiato di avere già tre sostituzioni, ovviamente c'era il fatto dell'espulsione del portiere Berardi, dicevo alla fine del primo tempo, quindi però è una squadra che è ben messa in campo, che anche in 10 uomini a tratti ha saputo anche sapersi ben destreggiare, però insomma la Casertana
ieri sera era su ben altri livelli, insomma. Noi ci fermiamo un attimo, ascoltiamo i nostri sponsor. Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze, creative e originali, sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La Loggetta. Grazie per averci preferito. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al Centro Carni La Scottona. Il Centro Carni La Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta 3 generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del Centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità. Autoricambi Merola, 70 anni di storia, di competenza e professionalità. Dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'autoricambi Merola vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e la riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, elettriche e di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme denti. Autoricambi Merola, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta, di fronte alla Cava Moccia. Eccoci ritornati a Zona Rosso Blu, stavamo parlando del bellissimo successo della Casertana con il Messina, Armando. Sì, stavamo parlando e volevo chiedere proprio a Riccardo Marocco, ecco, questo 3-4-3 o 3-4-1-2, ma era un 3-4-3 praticamente lunedì sera, Casertana che ha dimostrato di sapersi adattare anche alle assenze importanti al centrocampo, qualche rimpianto a questo punto per la sconfitta di Andrea, magari un'intuizione, forse... Ad Andrea le cose sarebbero potute andare in maniera diversa. Beh, magari ad Andrea c'era un negro ancora non al meglio della condizione, ha avuto poi una settimana dopo questa partita, anzi 8 giorni per recuperare, e i risultati si sono visti. Purtroppo ogni partita storia a sé, magari quel colpo di testa di Murolo sotto porta, se invece che incocciare il portiere fosse finito in porta, magari avremmo parlato di ben altra partita. Ovviamente il calcio spesso si basa sugli episodi. Andrea è un episodio a sé stante, forse una squadra arrivata lì un po' scarica, forse non dico demotivata, ma impaurita da un po' di situazioni sfortunate che si erano venute a creare, l'assenza di Mancoso, il grave infortunio di Agei, il perdurare delle condizioni non perfette di Negro, quindi poi c'è mettici l'Andrea che magari in casa è squadra che sa farsi rispettare, squadra che comunque va sulle ali dell'entusiasmo, una neopromossa, e per il momento ci sta riuscendo a ottenere quella che è il suo obiettivo principale, cioè la permanenza in Serie C. Intanto da oggi pomeriggio è stato eletto Gabriele Gravina nuovo presidente della Lega Pro, ha battuto Pagnozzi e Marcheschi, doppia votazione dopo che non è stato raggiunto un quorum, al secondo scrutinio alla fine ce l'ha fatta e dunque abbiamo un nuovo presidente, abbiamo la Lega Pro un nuovo presidente, dico abbiamo perché comunque la Casertana è inserita in Lega Pro, quindi dal 1 gennaio questa sua carica sarà effettiva. Ci sono stati anche i saluti oggi del commissario Miele, vedremo cosa cambierà, perché insomma i 3 pretendenti avevano annunciato importanti novità, vedremo poi da gennaio che cosa succederà. Noi tra un attimo andremo a parlare anche di mercato, in chiusura però voglio parlare un attimo con Cozzolino dei tifosi della Casertana che anche lunedì sera in massa si sono presentati, si può dire in massa perché nei distinti veramente c'era tanta gente, in tribuna anche abbiamo visto un buon afflusso, la tribuna era bella calda, era calda la tribuna, gente con un grande entusiasmo che si faceva foto e selfie, quindi, sì. Insomma
c'era veramente il grande clima natalizio. Ormai Caserta, i tifosi della Casertana sono questi, cioè ci hanno abituato che arrivano alla fine, quindi magari non bisogna criticarli perché non vanno durante la settimana ad acquistare il biglietto, l'importante è sempre andare a vedere il risultato finale. Sì, infatti, poi alla fine il tifoso casertano in un modo o nell'altro allo stadio ci arriva e la fila per i biglietti quando sono arrivato allo stadio era ancora bella lunga, quindi i tifosi aspettano anche il giorno della partita, questa è una tradizione ormai, io che seguo la Casertana da qualche anno, ormai questa è una realtà consolidata, non bisogna neanche più tanto sorprendersi. Bisogna sorprendersi un pochino anche di vedere così tanta gente lunedì sera con la diretta Rai. È sicuramente stato un bellissimo spettacolo per tutto l'ambiente che ha dimostrato ancora una volta di essere compatto e di dare una mano, una grossa mano a questa squadra, perché io sono sempre convinto che giocare in casa per la Casertana è un grossissimo vantaggio, perché i tifosi si fanno sentire, perché riescono a fare la differenza. Non è un caso che in casa, scusate il gioco di parole, spesso la Casertana è riuscita a vincere, ha collezionato solo un pareggio che è stato frutto comunque della sfortuna, perché De Angelis ha sbagliato un rigore, ma con Matera comunque si meritava di vincere, e sicuramente i tifosi stanno recitando un ruolo fondamentale per questa Casertana e penso che lo faranno sempre di più, perché adesso il primo posto, come diceva Alessia all'inizio, è una realtà, una solida realtà, e piano piano io penso che il Pinto continuerà ad essere sempre più pieno fino, vedremo a come andrà la stagione. Ecco Enzo, l'abbiamo nominata spesso nel corso delle nostre puntate, questa grande sinergia tra squadra, tifoseria e società, che forse è proprio il valore aggiunto della Casertana e ciò che permette di andare avanti con sicurezza e con risultati sempre migliori. Ho avuto modo di parlare con Romaniello poco tempo fa, mi ha detto che il pubblico si è comportato sempre bene, ma ieri sera si è superata, perché dopo il pareggio ha capito che la Casertana stava giocando bene, aveva bisogno di un calore più forte e ci è riuscito. Infatti c'è stato subito il 2-1 e lui lo ringraziava, e anche noi dobbiamo dire che veramente ieri sera quest'anno è stata forse la prima volta che ho visto i distinti così pieni, non li ho mai visti. Ieri sera è stato proprio uno spettacolo bellissimo, e poi ho notato che dal primo all'ultimo minuto sempre ad incitare la squadra, perché in qualche circostanza qualche volta c'è stata una piccola pausa durante la partita, anche tifosi del Messina ad un certo punto. E poi la cosa bella è questo gemellaggio che attenzione, non è un gemellaggio, è un rispetto, perché altrimenti poi si andiamo a guastare altri tipi di rapporti. È un rispetto tra i tifosi del Messina e quelli della Casertana, uniti dalle stesse rivalità, i stessi ideali. È stato giusto, insomma, questa tua considerazione. I tifosi mi hanno pregato di ribadire, è un rispetto, infatti loro l'hanno cantato rispetto più volte, per rispetto per Messina e rispetto per Caserta. Quindi c'è una differenza tra gemellaggio, amicizia e rispetto. Bisogna anche entrare, insomma, un po' in questi in queste parole, in queste. Ecco, non mi toccare che ti rompo. Anche questo è bello. Una sorta di glossario, praticamente. Sì, un glossario. Loro, insomma, è stato molto, molto carino. Noi per loro per noi è stato un. Infatti, spesso si dice contro il tifo contro i catanesi, esatto, contro i salentinari. Non lo volevo dire, non volevo dire, però. L'hai detto tu, Enzo. Il mondo del paese. Allora, noi facciamo così: dobbiamo parlare di mercato perché ci sono già notizie di una certa rilevanza. La Casertana è in. È in vacanza, chiedo scusa per la rima, riprenderà il 28 e proprio ripartiremo dal 28 dicembre. Noi ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra pochissimo. Eccoci di nuovo, la seconda parte di Zona Rosso-Blu, Alessia, l'ultima puntata del 2015, poi ovviamente ci saranno sempre su Teleprima, ma anche su Caserta Prima Pagina e su Sport Casertano una serie di speciali per riepilogare tutto il 2015 della Casertana e anche una clip con i gol, insomma sarà davvero un gran bel lavoro della redazione. Stavamo parlando di mercato perché oggi è uscita, oggi per la verità, è stata ribadita dal portale di
Riccardo Marocco questa, questa notizia, insomma, che il 28 lunedì prossimo si ripartirà con tre volti nuovi. È una notizia, insomma, che già avevate riportato voi nei giorni scorsi in esclusiva. Arriverà Di Maio e ritorneranno Sissé e Maran. Accordo raggiunto con tutti e tre, dovranno solo firmare, ovviamente bisognerà aspettare per forza di cose l'apertura delle liste a gennaio, ma dal 28 sembrerebbe che loro tre, ovvero difensore, centrocampista e attaccante, si inizieranno a allenarsi con i nuovi compagni. Sì, del resto la Casertana aveva bisogno di qualche innesto, uno per ogni reparto, in difesa c'era bisogno di un qualcosa in più, anche se l'Alterio è stato molto bravo finora nel ruolo di Jolly, ha ricoperto praticamente tutte e tre le posizioni del terzetto difensivo della Casertana, però c'era bisogno di qualcosa in più, perché magari fra squalifiche e infortuni magari si poteva andare in difficoltà. Centrocampo, soprattutto dopo l'infortunio di Agei, c'era bisogno di un sostituto, questo sicuramente potrebbe essere stato individuato in Marano, giocatore che ha giocato poco al Benevento ed è felice, almeno secondo quelle notizie che abbiamo ricevuto, di ritornare a Caserta, così come è felice anche Sissé, anche egli non ha apprezzato al massimo in quel di Benevento, un Benevento che per sostituire Sissé è alla ricerca di pezzi da pregiate del mercato, tra cui Eusepi, che l'ha avuto già lo scorso anno, e il Del Sante della Vigor Lamezia, quest'anno poi approdato dopo il fallimento della formazione calabrese a Pavia. Quindi la posizione di Sissé, diciamo, è vincolata dall'arrivo di uno fra Eusepi e Del Sante. Però Eusepi sembra anche lì cosa fatta, insomma. Sì, perché in effetti a Salerno che Eusepi veramente sta giocando poco, c'è Gabbionetta che è ritornato a buoni livelli, Coda che si sta facendo preferire appunto allo stesso Eusepi, che quindi sta giocando veramente, veramente poco. Diciamo, questi sono i tre nomi caldi che sono emersi in queste ultime settimane, nomi che magari soprattutto i ritorni di Marano e Sissé, giocatori che alla fine, come anche ribadito, hanno ribadito i vertici della società, sono nomi che più che altro sono stati spinti dalla stessa Casertana ad andare a Benevento a raccogliere probabilmente ingaggi migliori, mi riferisco soprattutto a Sissé, che però non hanno trovato quell'ambiente, quella familiarità che invece avevano trovato a Caserta, in particolar modo Sissé lo scorso anno. Sissé era da tempo che, anzi se non ricordo male, non è mai andato in doppia cifra da quando sta in Italia, l'anno scorso 12 gol, considerando anche diverse settimane fuori per infortunio, sia inizio campionato che nella zona centrale del campionato stesso. Ma d'altra parte Caserta è un ambiente ideale per lui, ha trovato tutto quello che cercava, quindi è ovvio che Sissé abbia deciso, insomma, di, anche d'accordo col suo procuratore, di accettare questo ritorno a Caserta. Ripeto, non è ufficiale, ma di fatto lo sarà tra qualche settimana. Sì, il 4 gennaio si apriranno le liste. Siamo lì. Poi nel momento in cui un giocatore si inizia a allenare con la squadra non è che sta lì per cambiare aria. Con Raffaele, che insomma lui è molto social, volevo chiedere l'umore della piazza, perché noi qualche settimana fa, noi parlo di Sport Casertano ma nello stesso tempo anche voi di tutto Casertana, avevate riportato la notizia di Casertana arriva a Sissé ma torna anche un altro centrocampista che era Marano, e lì si sono un po' divisi i tifosi, qualcuno diceva sì è giusto che tornino, altri dice no non li vogliamo perché in estate sono andati via. Io ho la mia, poi dopo ve la dico. Io penso che la verità sia sempre nel mezzo, i tifosi sicuramente si divideranno, come è giusto che sia, come ogni cosa, ci sarà chi andrà contro e chi andrà a favore di questo ritorno. È ovvio che poi il campo sarà il giudice supremo come sempre, quindi io non ho dubbi che se dovessero tornare, come molto probabile, Marano e Sissé, sicuramente daranno il massimo, e qualora Marano dovesse ricominciare a battersi come si è battuto lo scorso anno, la piazza lo accetterebbe volentieri. Io penso che Marano soprattutto sia un acquisto importantissimo per la Casertana, perché un giocatore l'anno scorso ha fatto molto bene a Caserta, soprattutto
in un centrocampo a tre come mezzala stava migliorando molto, ma soprattutto per, come diceva Riccardo, l'infortunio di LGA, perché serve come il pane un giocatore capace di dare anche quantità alla mediana della Casertana, nonostante ieri per esempio De Marco e Capodaglio hanno fatto comunque un buon lavoro sotto questo punto di vista, soprattutto a mio avviso Capodaglio, che non è nelle sue caratteristiche, però l'ha fatto molto bene. Io penso che Manalo sia un grande colpo. Sissé, secondo me, è un altro paio di maniche. Sissé, voi lo sapete, per me è un giocatore estremamente forte. Beh, tu lo messo... stravedi per Sissé, esatto. Lo abbiamo capito, ma lo sapevamo già. Però deve essere messo nelle condizioni e deve avere quella continuità anche di presenze. Io in questo momento faccio fatica a trovare nel 3-5-2 la continuità per Sissé, perché in questo momento De Angelis sta giocando in maniera eccezionale. Chiaramente non può tenere questo ritmo, però sta giocando in maniera eccezionale. C'è Negro che per me è imprescindibile in questo momento nel 3-5-2 e già Alfa Geme si dovrebbe posizionare in panchina. Arriva anche Sissé, non lo so, secondo me sarebbe veramente una grandissima concorrenza. Lì dovrebbe essere veramente bravo Romagnello a gestire tutti quanti, e ripeto, Sissé deve essere messo nelle condizioni per fare molto bene. È ovvio che tutti quanti lo vedranno in maniera un pochino più con diffidenza, diranno sì, però adesso sei buono, sei andato, adesso aspetta l'opportunità. Però beh, certo, non pretenderà di giocare titolare, ma... no, pretendere no, però io ripeto, per me Sissé, per rendere al massimo, deve avere quella continuità. Se, è il classico giocatore che deve avere continuità. Marano invece sarà molto utile. Per quanto riguarda Di Maio, invece, numericamente serve un difensore alla Casertana, nonostante secondo me c'è un difensore in questo momento della Casertana, che è Riccardo Idda, che ha avuto una crescita esponenziale nell'ultimo mese e mezzo, due forse, che veramente secondo me ha preso la difesa per mano, perché Rainone si è infortunato, Murolo sta saltando spesso qualche partita. Secondo me Ida resta un punto di riferimento importante per questa Casertana, e io penso che, speriamo con la Casertana, ma io credo che per Ida sia l'ultimo anno in Serie C, perché merita secondo me palcoscenici superiori. Io facevo una considerazione a proposito di questi tre nomi, riflessione in particolare. Sono tre giocatori di peso, di spessore. La Casertana effettivamente ha bisogno di centimetri, di chili in ogni reparto, soprattutto al centrocampo, dove siamo anche un po' bassini in effetti. Soprattutto perché ancora non è arrivato il momento, perché le giornate sono comunque buone, però non è ancora arrivato il momento dei campi pesanti. Certo. Per esempio adesso ipotizziamo questo 3-5-2, tu Marano dove lo vedi? Centrodestra, ecco, chiaramente, quindi nella posizione al posto di Agei, cioè praticamente l'alternativa naturale. Ecco, un'alternativa naturale, perché Agei tornerà a febbraio, non prima. Sì. Ieri era tra l'altro in tribuna, grande ovazione per lui. Quindi diciamo sarebbe un po', verrebbe al posto di Agei. Sì. Quindi questo. Invece chi sembra destinato a rimanere è proprio il croato Ivan Rajčić, caro Enzo. Ivan Rajčić, che qualcuno aveva detto, allora rischia il posto lui, e invece sembrerebbe proprio che Ivan Rajčić abbia, come dire, trovato un accordo con la società, perché lui è un grande innamorato di Caserta e della Casertana, non ha dimenticato la grande chance che ha dato il presidente Lombardi, lo ha rilanciato nel mondo del calcio, è un giocatore finito, ma questo lo sappiamo tutti, dopo la vicenda del calcio scommesse Rajčić è tornato sui suoi livelli. Quest'anno sta trovando meno spazio perché ha trovato davanti un Capodaglio davvero in grande forma, soprattutto per quelle prime tre giornate di squalifica. E allora Rajčić a gennaio, con AGE che tornerà a febbraio, con il rientro di Marano, un grandissimo centrocampo. Il mister avrà due alternative, cose che adesso non si può permettere di avere. Prima di parlare del centrocampo, ieri sera ho avuto modo di parlare con parecchi addetti ai lavori e mi dicevano che questa Casertana ha l'attacco più forte del girone. Il tridente che ha la Casertana quest'anno non ce l'ha nessuna squadra. Forse il Foggia si avvicina un poco con Sarno e Mello, ma le altre squadre hanno uno, massimo due. Con Sissé, poi, chi deve uscire? E questo è secondo me il primo problema. Che ben venga Sissé, si intende. Per quanto riguarda il centrocampo, con Marano, secondo me la Casertana acquisterà in potenza, perché Marano, oltre a essere bravo a dar fastidio agli avversari, ma è anche fisicamente dotato, quindi in un contrasto, infatti abbiamo visto che l'anno scorso purtroppo ahimè si è infortunato, perché lui non ha paura di niente
e vuole proprio fare il calciatore nella sua vita. E quindi penso che questi due daranno sicuramente una mano alla Casertana. E poi per quanto riguarda Di Maio, penso che in difesa ci vuole un altro uomo, perché come dicevi tu, D'Alterio sta facendo bene, però ricordiamoci che adesso arrivano i campi bagnati con le squalifiche, gli infortuni, e quindi se vuole vincere qualcosa la Casertana o restare lì sopra, ci vuole questa cosa. Di certo con questi tre acquisti la Casertana assume una tutt'altra dimensione, ma importante. Ma poi, scusate, io devo dire una cosa, che fino adesso è sempre detto ci dobbiamo salvare, adesso basta, l'ho detto pure al mister, non dobbiamo dire più ci dobbiamo salvare, dobbiamo vincere il campionato, non ci riusciamo, vabbè. Perché anche le altre squadre, se noi diciamo sempre ci dobbiamo salvare, Sì, questo è vero, però il discorso diciamo, è... Corvino nei giorni scorsi, parlandoci con lui, ha alzato un po' l'asticella, ha detto puntiamo ai playoff. Magari adesso. Ecco, passo per volte, è chiaro che arrivi l'ultime quattro. Aprile dirà... Se sei ad aprile che stai lì e te la stai giocando, è chiaro che magari dici proviamo ad andare in B. Il discorso è questo, se hai disputato queste 16 partite di campionato e per 15 sei stato in testa da solo... dicendo sempre che ti devi salvare, io anche per una questione come dire scaramantica allora continuerei a dire, ma più che altro se iniziamo a autoconvincerci che questa squadra deve andare e può andare in Serie B, abbiamo più pressioni, anche se è ovvio che ecco, io sono un tipo, faccio questo mestiere da un po' di tempo, io pronuncio la parola Serie B perché oltre alla Lega Pro c'è la B, in D non possiamo andare, non penso che perdiamo... Quindi non credo ci sia veramente un problema di salvezza. Però forse è meglio andare con i piedi di piombo. Non diciamo che dobbiamo vincere il campionato, diciamo che dobbiamo provare ad arrivare sul podio. Poi arriviamo a 4 giornate dal termine, che siamo ancora lì, con 4-5 punti di vantaggio, magari sulle seconde. E allora puoi anche permetterti di dire, signori, siamo un passo dal sogno, gestiamo questi 5 punti, perché... Se invece iniziamo a dire dal 1 gennaio dobbiamo fare 18 partite, 18 finali perché ci attende la Serie B, anche chi è abituato a vincere i campionati in squadra, per fortuna ce ne sono davvero parecchi di calciatori, potrebbero avvertire quella tensione e quella pressione. Questo io così la penso. Poi se gli altri tifosi o come dire addetti ai lavori vogliono parlare solo di promozione, per carità, parleremo solo di promozione, però io credo, Riccardo, che insomma tu ne hai viste parecchie anche nell'anno che si andò in B, voi c'eravate, non credo che la Casertana dopo che iniziò ad inallare tutti quei discorsi iniziò male, perciò quindi iniziò male, c'è con Russo mi ricordo nel giorno dell'Epifania la Casertana riuscì a battere il Siena, però alla fine insomma stava ancora ben distante, era un altro campionato, però non si parlava ancora di Serie B, si è iniziato a parlare di Serie B dopo febbraio, intorno a marzo, insomma quasi in primavera, quindi andiamo con calma, non bruciamo le tappe, godiamoci questo Natale, perché questo è un Natale più bello della storia della Casertana, almeno a livello professionistico, perché in altri campionati, ma a livello dilettantistico di Serie D eccellenza, la Casertana è stata in testa anche con parecchi punti, ma a livello di Lega Pro non è mai accaduto una cosa del genere. Da sola, in testa alla classifica, a Natale, è davvero un qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto spesso male Natale, ma sì. L'ultimo Natale negativo fu proprio in Serie D, perdemmo col San Basilio Palestrina in casa e ci intossicammo il Natale. Chi vive di Casertana e per la Casertana ricorda insomma anche Natali, come dicevi tu Enzo, amari, quindi godiamoci queste feste, e anche perché ripeto ci sono tante operazioni di mercato che non finiscono qui, perché poi ci sono tanti altri nomi che non vi andiamo a svelare questa sera perché dovete seguire i network, no? Di tutto Casertana e Sport Casertano, quindi ci sono tante altre notizie, senza dimenticare che la Casertana riprenderà il 28 per la partita dell'11 gennaio, quindi è una sosta molto lunga, non dico di un mese ma quasi, insomma. Sbagli, il 31 c'è l'amichevole, l'amichevole del 31 non lo so, non so ancora contro chi c'è un'amichevole. Sicuramente sì, sicuramente tra il 30 e il 31 ci sarà un'amichevole. Poi vedremo, ecco, chi sarà la società ci dirà insomma, ma sicuramente ci sarà anche qualche altro test a inizio gennaio, perché la
la squadra giocherà l'11 a Pagani, ancora una volta in diretta Rai Sat, quindi davvero una sosta particolarmente lunga, Alessia. Sì, infatti molto lunga, un'altra gara importante poi, quella di Pagani. Armando, però noi facciamo un passetto indietro prima di farne una in avanti. Tantissimi gli episodi da Moviola, da analizzare, esatto. Non è che ci eravamo dimenticati della Moviola, però stiamo parlando anche del futuro ed era giusto continuare a parlare. Coinvolgere. Perché parlando ecco in sala stampa, qualche giocatore del Messina si lamentava per le decisioni di... questo direttore di gara che porta bene alla Casertana, però onestamente ci sono le immagini che parlano chiaro, qui c'è un rigore credo nettissimo. Sì, ma il portiere commette fallo qua, guardate, io se fossi allenatore, fossi di Napoli, veramente... lo aggancia proprio. Sì, ma che serve lì il fallo? Lì bastava chiudere lo specchio. Meglio per noi, però. Qui invece l'espulsione di Frabotta, che ha applaudito in maniera polemica l'arbitro, gli ha dato il rosso diretto senza neanche pensarci su. Tra l'altro aveva subito fallo, lui è andato a applaudire forse perché ha detto hai visto bene, credo che sia stata l'arbitro ha sbagliato a interpretare, credeva che lo stesse quasi prendendo in giro con questa chiamata. Sa di fatto che Messina comunque sul 3-1 lì non avrebbe potuto recuperare perché sono rimasti in 9 e quindi alla fine la Casertana ha vinto con merito questo incontro e quindi in serie positiva col Messina che ormai da questi 3 anni. La sesta partita che non vince il Messina. Sì, sì, sì. E beh, pareggi e 3 sconfitte. Quindi era partito molto forte, poi ha avuto assolutamente un probabilmente calo. Probabilmente sì, paga il fatto di aver messo su una squadra così in 4-4-8 perché è stata riammessa proprio nei pressi alla vigilia del campionato, quindi ha fatto probabilmente anche una preparazione finalizzata ad ottenere un certo numero di punti quanto prima possibile, un po' come il Catania che ha avuto un calo fisico evidente, che adesso avrebbe 29 punti in classifica, quindi nemmeno lontanissima dalla vetta, però insomma per chi deve recuperare un certo numero di punti è dura insomma. E allora, prima di chiudere, andiamo a dare un voto a questo 2015 della Casertana. Alessia, tu che voto dai? Beh, io sicuramente do un 8, dai, una media tra presente e passato recente. Decisamente sì, è stato un 2015 non dai due volti, perché comunque la Casertana è rimasta sempre nella parte certo. Sinistra della classifica, però diciamo che tra l'8 e l'8 e mezzo è un voto che meritano i falchetti. Riccardo? Sì, sì, d'accordo con Alessia, una seconda parte di campionato lo scorso comunque tra i protagonisti, alla fin fine i playoff non sono arrivati per un misero punticino, 69 punti veramente sono tanti, quest'anno forse addirittura potrebbero valere la promozione. Anche se ovviamente ci sono meno partite rispetto allo scorso anno e poi beh, che dire di questo campionato, si era partiti con ben altre idee, adesso ci troviamo a Natale con il titolo di campione d'inverno non ancora perché manca ancora una giornata che si avrà appunto alla ripresa del campionato dopo la sosta, però insomma in questo momento Natale, il 2015 si chiude con la Casertana in testa. Enzo? Possiamo mangiare il panettone perché facciamo un bel Natale, non capitava da parecchio tempo essere, perché poi qualcuno ancora ci crede, perché veramente in estate, quando si parlava, c'era tanto scetticismo intorno a questa squadra, ma lo stesso quando siamo andati noi a Serino, che siamo fatto quel bagno, questa squadra dice, si deve salvare, ma dove andiamo? Invece adesso abbiamo veramente una bella squadra che gioca bene, e poi questa scoperta di Romania, ho avuto modo di seguirli qualche partita precedentemente con i giovani e vedevo che c'era la sostanza, però quello che sta dimostrando adesso, quindi diciamo allora forza Casertana è un 8 e mezzo per me, va bene 8 e mezzo. No, d'accordissimo con quello che avete detto voi, non ce n'è neanche da discutere, il campionato attuale della Casertana è assolutamente importante, lo dice la classifica, lo dicono le aspettative che c'erano, come ha detto Enzo, e i risultati che invece si sono avuti. Sicuramente l'anno scorso c'è il rammarico per una sola partita, che è quella col Melfi Interna,
però poi penso che durante l'anno i tifosi della Casertana si siano divertiti molto, ed è questo, partendo dalla prima partita dell'anno, che è stata quella lì con la Salernitana, indimenticabile. Poi ci sono state tante tante soddisfazioni, che penso che sia la cosa principale dopo tanti anni, diciamo, di basse leghe. Finalmente la Casertana e i tifosi sono tornati a calpestare campi importanti, e non farlo, diciamo, da comprimaria, ma da protagonista. Questo è sicuramente la risposta migliore alla tua domanda, ossia che la Casertana ha fatto un grandissimo 2015. E allora, noi siamo davvero in chiusura, voti alti per la Casertana dunque, voto altissimo per Alessia, che merita un 10 per questa sua prima esperienza qui a Teleprima. Grazie Alessia. Grazie a voi, gentilissimi, e ci rivediamo ovviamente nel 2016. Un ringraziamento a Raffaele Veccia, che sarà con noi a gennaio, grazie a Walter Perdiccione, a tutto lo staff editoriale di Teleprima Caserta Prima Pagina. Auguri di buon Natale, un felicissimo 2016 per tutti. Io vado a ringraziare e salutare gli amici innanzitutto, e poi i colleghi, Riccardo Marocco, direttore di Tutto Casertano e collaboratore del Mattino. Grazie, approfitto anch'io per augurare a tutti gli sportivi rossoblù, a tutti i colleghi, un felice Natale, un ancora più felice anno nuovo. L'altro direttore, Dinuzzo, Enzo Dinuzzo, un premiato in queste ultime ore con un premio speciale del Lussi, direttore di Sabato Non Solo Sport e Radio Caserta Nuova, grazie. Sì, io vi ringrazio, per la Casertana sta andando bellissimo, figuriamoci per me, perché a chiusura poi c'è stata anche questa bella premiazione, quindi sono felicissimo e spero proprio che a maggio posso gioire, magari porto la targa insieme a me. Grande, grande annata per il direttore Dinuzzo, e speriamo che sia una grande annata per la Casertana. Per te Raffaele, grazie. Grazie a te, auguri di buon Natale e sicuramente di un felice anno nuovo. E allora, grazie davvero a tutti coloro che ogni settimana ci seguono, seguiteci ovviamente anche sui social, su Sport Casertano, su Caserta Prima Pagina, mettete mi piace sulla pagina di Zona Rossoblù, la replica il mercoledì, ogni mercoledì alle ore 15. È tutto per questa ultima puntata del 2015, ci vediamo tra un anno. Alla prossima! Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze, creative e originali, sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La Loggetta. Grazie per averci preferito. Autoricambi Merola. 70 anni di storia, di competenza e professionalità. Dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'Autoricambi Merola vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e la riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, elettriche e di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme ed enti. Autoricambi Merola, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta, di fronte alla Cava Moccia. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al Centro Carni La Scottona. Il Centro Carni La Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta 3 generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del Centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità.